Ciao a tutti amici, questo sarà un video breve in cui io vi spiego il pacchetto Divinità Fire nel dettaglio, in cui vi mostro quello che offre questo Dio Maggiore. La nuova Fire è il Dio della fertilità e della legalità norreno, e in Age of Mythology Returned i suoi elementi chiave sono la difesa e la tecnologia, perché ha un potere divino difensivo, che sarebbe Gunning Bursty, che sarebbe il cinghiale d'oro di Freyr, che difende l'area fino a un tot tempo e diventa più forte ad ogni avanzamento di età. Le tecnologie costano il 50% in meno di cibo, legno ed oro, ma richiedono 150 di tempo in più per essere sviluppate, e questo lo si può vedere nel video che ho già pubblicato. Poi, i forti su una collina, inteso come i fortini in generale, è un'unità addestrata all'interno, infliggono il 10% di danni in più. La riparazione della ricostruzione è gratuita e potete notarlo sempre nel video, perché di solito vi prendono sempre legname e oro. I raccoglitori e i nani possono riparare la costruzione. Allora, Freire quindi dà Gunning Bursty e questo dono di Freyr, questa tecnologia in cui aumenta i punti ferita di tutti i soldati e gli eroi umani. Il costo in favore di questo potenziamento si riduce ogni volta che sviluppi una tecnologia e quindi dà 25% di punti ferita in più. Ottimo. Veramente ottimo. Allora, primo dio minore che hanno aggiunto. Ulmur, dio dei giuramenti e del tiro con l'arco. Ci offre il bastione di Asgard, che sarebbe un fortino innevato. Poi offre il Draugr, un arciere rianimato che scaglia frecce spettrali. Efficace contro i soldati umani. E queste sono le sue tecnologie. Questo potenzia il Draugr e gli permette di fare più 20% di danno e aumenta la gittata e il campo visivo. Aumenta la velocità questa tecnologia degli Yildmann, dei lanciatori di Ash e dei Berserk. Poi il giuramento dell'anello che ci permette di spendere il 60% di favori in meno per il bastione di Asgard. E poi Nidalir, che ci permette di addestrare più velocemente gli armi d'assedio. Aegir, dio del mare e delle tempeste, ci dà una tempesta che avete visto nel video precedente. Poi ci dà il gigante della roccia, che è veramente forte, che si può potenziare con queste fauci del granito, che lo fa diventare un Bergrisar e si rigenera la sua vita attaccando gli edifici nemici e infligge danni maggiori. Poi, Feste della Fama. Questo ci permette di abilitare le centri città e le fortezze ad una guarigione ad area. Quindi se sei nell'area del centro città, porti le tue truppe, sicurano. Poi c'è la raccolta automatica del cibo e quindi questo è veramente un'ottima tecnologia. Queste nuove onde invece sono per le nostre armi d'assedio e i nostri eroi. Aumenta la velocità del 10% e i danni del 20%. Questo invece ci permette di evocare dei Kraken vicino alle navi nemiche, bersagliate da bersagliare dalle mie navi drago, cioè quelle navi che utilizzano le baliste. Poi, ultimo dio, Vidar, il figlio di Odino, dio della vendetta e della resilienza. Ci permette di avere questo inferno, che è praticamente un potere divino, dove tu scegli dove portare questa scia di fuoco, da cui sbuca Fenrir, che
e farà scoppiare sta grande bomba di fuoco. Ed è fortissima. Fafnir, bellissimo. Questo è un drago senza ali. Qua c'è scritto maledetto. È una potenza devastante, veramente forte. E confinisce Oran suo uccisore. Poi ci sta il potere divino, che è il crepuscolo degli dèi, dove dà più punti ferita e infligge più danni. Permette agli eroi di infliggere più danni. Poi c'è questo che è molto bello. Se avete notato nel video, gli Elixir hanno un martellone enorme. Infatti lo dico anch'io, è perché questo spirito vendicatore dà dei martelli più potenti. Cioè, ad ogni colpo il martello diventa più grande, più potente. E quindi aumenta le dimensioni man mano che combattono. Poi c'è questo che, quando il berserker Ulfsak, se vi ricordate si chiamava così, è fermo, aumenta i danni inflitti. E poi la furia dei caduti. Quando una nostra unità militare cade in battaglia, c'è un aumento temporaneo dei danni. Cioè, proprio è una delle cose più forti che possono esserci. Che posso fargli vedere più? Jormungandr, ve lo faccio vedere, che è fatto meglio qua rispetto all'originale. Tipo qua ne so Anguin, però va bene così. Infatti qua non ci sono Anguin, mi pare. No, è stato sostituito da questo. Il Berserk sarebbe Mufsak. Ecco, questo è Gungenbursti. Amici, io vi dissi che non si poteva far più grandi o piccole le unità. In realtà ho sbagliato. Perché? Perché in realtà si può. E adesso vi faccio vedere. Se noi prendessimo, voglio prendere un edificio, ok? Prendiamo una statua. Anzi, una torre, va, una torre. Questa torre si può modificare come andando su oggetti. Su strumento di trasformazione avanzato, abilità congegno, e come potete ben vedere ci sta una tridimensione, si può muovere nella scala, no? Dove sta, insomma, e si può, c'è anche una rotazione che potete fare, vedete, in questo modo, così voi potete gestire, che ne so, c'è una battaglia in corso, volete farne degli edifici che stanno cadendo, che sono mantenuti da delle rocce, qualsiasi cosa. In questo modo è il modo migliore per poter fare una rotazione in base a come vi piace. E poi c'è una scala, cioè significa che io posso farne più alta, più bassa, a pezzi, cioè nel senso proprio distrutta, che è proprio schiacciata, più stretta o più larga, più lunga, più corta. Quindi ci sono un sacco di modi. E questo dà fa sì che tutto possa essere completamente rivisitato. Cioè, io posso fare una statua enorme in questo modo, no? La faccio. È un esempio, fa cacare, però dico, se avete bisogno di una statua più grande, che ne so, ti serve una statua di Poseidone, no? Ma la devi fare più alta. Ecco qua, con le dovute proporzioni. Voi potete fare questo tipo di statua ed è spettacolare rispetto a una statua di Poseidone normale, che è così. Cioè, guardate la differenza. E questi sono degli esempi stupidi, ma che è? Trema. Che succede? Trema la tamericcia, ha freddo. Che cazzo? Vabbè. Cioè, questi sono solo degli esempi, ma banalmente mi hanno detto che adesso per fare l'animazione è molto più semplice. Io adesso sto creando una mappa, no? Adesso
adesso ve la faccio vedere, dove sto cercando di fare la mia prima cinematica. Adesso vi faccio vedere per bene. Per sbloccare la videocamera bisogna andare su Editor Telecamera, visuale libera, qui, lo vedete, e con Ctrl e freccette potete girare, no? Come sto facendo. Poi con Shift, no, scusatemi, com'era? Adesso mi devi ricordare che tenendo premuto il tasto destro, voi potete muovervi in base al cursore, vedete? Comunque, con la rotella del mouse poi vi potete avvicinare pian piano, non troppo, non troppo, non troppo. Ecco, per esempio, cioè, io ti faccio vedere questa scena qua. Il cielo già c'è, che gli vuoi dire? Aspetta. Ecco qua. Pure la spada posso fare enorme. Io posso mettere sto spadone, ad esempio, che ho fatto mo' nel mare. Ci siamo di fronte a un editor che ti dà la possibilità di mettere un sacco di... Prostagma. No, non un sacco di prostagma, anche forse, ma cioè, puoi fare un sacco di roba. Io tipo qua, no? Io ho sto stronzo, io posso fare visualizzatore animazioni, gli posso mettere... Questo e fargli fare il trig. Come si fa il trig? Come se vi ricordate, ho fatto anche il video riguardo. Il trig lo chiamiamo test. Facciamo una condizione sempre, in questo caso ovviamente, e dobbiamo mettere l'animazione. Set animation. By proto unit, presumo. Proto name. Dobbiamo mettere abitante, quindi dobbiamo andare in H. No, villager, perché questi si chiamano villager. Villager. Qua si chiama così, ma... Ah no, quindi Villager Norse Main. Quindi Villager Norse. Gli devo mettere Harvest, che sarebbe Gather Bush. Eccolo qua. Lo mettiamo in loop. Voglio salvare un attimo e voglio provare mettendo un giocatore 2, perché non so se il gioco fa vincere la partita. Togliamo un attimo sto stronzo, per favore, brida congegno, per Dio. Forse adesso sì. Proviamo. E voglio provare anche un altro, che sarebbe Linear. Eccolo. Metto giocatore 1 e nello stesso trigger, no, duplica, copia, coppa, no, facciamo duplica, Tibuin. duplica, prot name, però lo dobbiamo cambiare, quindi visualizzatore animazioni, channel attack, devo andare in Aether. Perfetto, non in loop. Proviamo.
Perfetto. Cioè, ragazzi, praticamente per fare questo, vedete questo? Etymos. Su un Age of Mythology originale, se volevi fare questo, dovevi piangere cinese. Qua ci ho messo 3 minuti, ma nemmeno. 3 minuti andando proprio malissimo. Nainerien, per fare questo non lo potevi fare. Era difficilissimo. Qui l'ho fatto in meno di 50 secondi, cioè per farvi capire, Prostagma. questa animazione è umanissima, che è disponibile tramite proto number o proto name, come c'era scritto, e te lo dice stesso il gioco, come se te l'animazione. Cioè parliamo quindi di un nuovo mondo e di un nuovo modo per fare cinematografiche, per fare video, per fare film, per spiegare qualsiasi cosa tramite grazie a Geoff Mythology. Ragazzi, se poi voi non sapete come cercare qualcosa, se non voi non la trovate, che ne so, state su tutte e avete tutte le culture, dovete cercare qualcosa e non lo trovate, ad esempio, se cliccate in questa barra nera, ci sta questa barra di ricerca e voi trovate, che ne so, ho bisogno di Atena. Atena. Eccola qua. La metto qua. Per le telecamere c'è un grande problema, perché non funzionano benissimo. E quindi l'unico modo penso che sarà quello di fare un trigger normale, come state vedendo, dove bisogna fare un camera cut to view o to state view, che la potete settare voi nella camera play track. Queste sono le cose. Poi ci sta questo che è buono, Cinematic, per attivarne. Tolgo Cinematic Mode. In cui bisogna vedere se, siccome non trovo tra le condizioni di questo. Ah no. Cinematic Skipped. Vediamo, aspettate, che forse l'ho trovato. Cinematic, dove c. Cinematic toggle mode off. Tipo adesso qua io faccio camera cut, faccio un nuovo trigger, lo chiamo cam1, in cui metto dopo un timer che sarebbe dopo un 5 secondi, giusto per essere sicurissimi. Facciamo un camera. Lo faccio vedere adesso. Cut to view, set cut, show. Adesso io me ne vado. Vediamo se funziona. Grilletti, show, perfetto. La pioggia c'è. Ok. Vedo che sta andando. Per settare l'età dei player si va in scenario, dati giocatore e si mette impostazioni età, però mi sa che devo mettere per forza personalities, devo mettere inattivo per forza di cose. Vedete qua impostazioni età e c'è questo. Il problema è se io mettessi a mitica, quindi questi andrebbero a fanteria pesante. Cioè, è tutto molto strano, non si capisce. Veramente non si capisce. Io su questo ho un po' di timore, devo dire la verità. Sarebbe bene un tutorial su questo, devo dire la verità, però va bene così. Allora andiamo su Greenlight un attimo, togliamo sta monnezzamma e provo a fare un editor telecamera con una traccia che duri 10 secondi. Dopo io elimino questo, facciamo così, Laser processing. tu muori, facciamo così, vediamo se funziona. Allora si va così, 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 si vede il comune dell'elefante, perché che si clicca innanzitutto qua
E questo è il primo punto. Poi il secondo deve andare qua. Vediamo. E però vediamo. Perché? Cioè, chi ha dato l'ordine? Vabbè. Punto qua sopra, vediamo se adesso va. No. Raga, niente. Brutto come in peccato. Di una bruttezza infinita. Io davvero. Cioè, devi andare qua sopra. No? È facile. Cioè, lo vedete, no? Non è difficile. Cioè, quindi se io qua metto 0, qua metto 5 e qua metto 10, dovrebbe andare. Però sei uno stronzo. Vediamo. Ma io non ci voglio credere. Perché tutto sto casino? Perché tutto sto bordello? Perché devo mettere io qua? Perché devo settare io ora? Cioè, dovrebbe essere automatico. Proviamo così. Aggiungi un altro punto e mi muovo per di qua, no? Proviamo. Vediamo. No, perché poi va indietro. Non capisco perché vada indietro, sinceramente. Perché? Aspetta. Aggiorna qua. Vediamo. Raga, sto editor è brutto, eh. Sta parte qua è brutta come in peccato, eh. Cos'è questo? Cos'è? Cioè, cos'è questo? Cioè, io ho messo aggiornamento tempi automatico e lo devo fare io. Cioè, ma voi capite quanto è grave o no? Perché poi, veramente, cioè, io me lo devo mettere qua. Lo devo mettere a fare così. Cioè, voi vi rendete conto? Cioè, voi vi rendete conto, sì. Perché non penso di essere solo io, ragazzi. Non posso essere impazzito. O facciamo un cam monocopy, che dopo 5 secondi ci sta questa camera. Play track, nome traccia 1. Blend with game camera. No. Proviamo un attimo, salva e prova scenario. Vediamo. No, perché è assurdo, ragazzi. Un editor. Io ho capito che mancano dei giorni all'uscita ufficiale del gioco. Cioè, ma voi vi rendete conto? Guarda qua, va. Meno male che. Vabbè, almeno una fotina ce l'ho. Raga, niente. Niente, raga, state una manga da un editor per il momento. Mandate segnalazioni nel caso lo state usando e che non funziona. E niente, noi ci vediamo su un prossimo video. Ciao ragazzi.